One Podcast. In principio era lo scandalo del tavoliere, un paio di piccoli arresti minori di consiglieri comunali o regionali, piccole mele marce di un sistema di illegalità diffusa, ma in fondo non così estesa e neanche così sistemica. Adesso, con la terza ondata di arresti in solo 2 mesi, la Puglia diventa un caso a sé stante e anche molto, molto inquietante. Una piccola tangentopoli, in minore, ma in ogni caso tale da terremotare l'alleanza tra PD e 5 Stelle e da far considerare ormai definitivamente morto e sepolto il famoso Campo Largo. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Tutta questa realtà sotto i nostri occhi ci impone una scelta per il bene dei cittadini. Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in giunta, rimettiamo tutte le deleghe. Crediamo sia l'unico modo oggi per dare una forte scossa, un forte segnale rispetto a un andazzo. Eccolo qua, il De Profundis di Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle che posticipa di un giorno la sua conferenza stampa, vola a Bari e alla luce appunto dei nuovi arresti in casa PD per quel che riguarda la ex giunta del governatore Emiliano, dà il grande smacco definitivo ai suoi alleati e in particolare ad Elly Schlein. Conte annuncia che il movimento esce dalla giunta, ritira le sue donne e i suoi uomini e dice senza mezzi termini: non facciamo sconti alla nostra parte politica, serve una svolta. Condividono con lui questa posizione anche gli alleati di Sinistra Italiana. Frato Ianni chiede di azzerare tutto. Conte fa una mossa che tutti si aspettavano a questo punto, ma la fa nel modo più fragoroso e clamoroso che si possa immaginare. Da dominatore della scena, bisogna dirlo. Già lo aveva fatto nelle scorse settimane, possiamo anche dire negli scorsi mesi, alla luce soprattutto degli scandali in casa centrodestra e soprattutto in casa governo. Santanché, Del Mastro, Sgarbi non si era ancora dimesso dai suoi incarichi. Con una lettera a Repubblica, l'avvocato del popolo aveva posto con fermezza, riandando indietro nel tempo a quel famoso 1981, la questione morale denunciata da Enrico Berlinguer. In quella circostanza Conte aveva teso una mano a Elly Schlein e le aveva proposto: facciamo asse sulla questione morale, uniamoci e poniamola con forza al Paese. Una mossa strumentale, certamente, ma non priva di qualche astuzia politica, perché in quel momento era il governo ed era la maggioranza a stare sul banco degli imputati, con tutti i suoi guai interni. Non era ancora il centrosinistra, che invece adesso è finito nel fango, e lo è finito proprio in quella Puglia che è stata laboratorio politico dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, sotto le ali che coprono tutto, del capopopolo Michele Emiliano. Bene, questa terza ondata di arresti travolge non tanto la sua giunta attuale, ma la sua precedente giunta. E se si somma a quello che è accaduto anche al comune, dove è in uscita il sindaco De Caro, e come sappiamo anche lì Emiliano ha fatto quel danno piuttosto rilevante con quella sparata in piazza su lui che affidava l'allora assessore, ora sindaco di Bari, alle cure della sorella di un capoclan, beh, il quadro è completo. Conte coglie al balzo l'occasione per affermare quella che un tempo era una prerogativa del Partito Comunista, e cioè la diversità del Movimento 5 Stelle, che non sta ai giochi di potere, non sta soprattutto al malaffare a livello centrale e a livello locale. Onestà, onestà, ce la ricordiamo tutti qual era stato il grido di battaglia del movimento già in epoca grillina, quando Conte era ancora, lo possiamo dire con rispetto parlando, un asino tra i suoni, pescato nello studio Alpa come avvocato che doveva mettere d'accordo i due neoalleati alla guida del governo giallo-verde, Di Maio da una parte, Salvini dall'altra. Onestà, onestà, e adesso il grido di battaglia del nuovo Conte, che in nome appunto di questa onestà
rompe il patto col PD e lo mette in mora. Questo anche va riconosciuto. In tutta questa vicenda, dal momento in cui è partita nel primo momento per quel che riguarda il comune di De Caro, ma poi anche quando si è allargata alla regione di Michele Emiliano, il PD ha giocato di rimessa. Elly Schlein ha inseguito, ha per lo più taciuto, vittima forse di una sorta di congiura del silenzio, frastornata da queste nuove indagini che mettono a repentaglio la tenuta del Partito Democratico e soprattutto mettono in discussione la sua capacità di controllo del Partito Democratico. Aveva vinto le primarie promettendo piazza pulita e aveva tuonato in assemblea basta con i capi bastone al centro del partito, basta con i cacicchi in periferia. E invece sono stati proprio i cacicchi a tradirla e i capi bastone a mollarla. Ora Elly Schlein è sola e mentre il Partito Democratico annuncia e si dichiara pronto ad espellere gli indagati eccellenti Mauro Di Noia, Caracciolo e Mazzarano, i tre coinvolti dalle inchieste in Puglia insieme ai fratelli Pisicchio, a loro volta parenti del Pisicchio parlamentare di vecchia data. Ebbene, Schlein arriva tardi, arriva male, perché la scena gliel'ha rubata Conte e conferma ancora una volta quello che si era già capito, e cioè che se mai ci sarà un'opposizione unita in questo paese, lo sarà solo alle condizioni poste dall'avvocato del popolo. È lui che vuole dare le carte, è lui che domina la scena, è lui che nel momento in cui ritira le sue donne e i suoi uomini dalla giunta va a trovare il governatore Emiliano e insieme a lui cerca una via d'uscita, indica una way out al capopopolo pugliese e gli dice la puoi fare con me, tant'è vero che ad Emiliano porta il suo decalogo della buona politica, le regole da rispettare per poter correre nel nuovo campo largo ove mai esistesse, a trazione esclusivamente contiana. Questo è lo stato dell'arte, un PD subalterno, un movimento 5 Stelle che mena le danze, anche se i rapporti di forza dal punto di vista dei consensi e dei sondaggi sarebbero invertiti. Ma l'inerzia, purtroppo, di Elly Schlein consente a Conte di fare il bello e il cattivo tempo e di apparire quello che Schlein al momento non sembra, e cioè un vero e proprio leader. Incontra Emiliano e insieme concordano una linea, vedremo quale sarà. Ma nel frattempo è lo stesso governatore che all'uscita dall'incontro con Conte si lascia andare ad una sua valutazione, per alcuni versi sorprendente. Un incontro sicuramente molto positivo, ne esco ovviamente più sereno e anche secondo me con buoni suggerimenti. Grazie a tutti. Eccolo qua, l'avete appena sentito Emiliano. Un Emiliano non corrucciato, non preoccupato e neanche arrabbiato con il suo compare, l'avvocato del popolo, col quale evidentemente hanno parlato, hanno ragionato e hanno immaginato anche una qualche exit strategy, sia per la Puglia, sia forse, chissà, anche su scala nazionale. Comunque una soluzione che esclude il PD, che taglia fuori Elly Schlein, che pure dovrebbe essere, con tutta evidenza, in un paese normale, la principale interlocutrice dentro questa crisi che coinvolge e travolge l'opposizione. E invece non è così. In cima a una montagna di macerie, il governatore pugliese dice «sono sereno». Vi ricorda qualcosa? Non era forse la formula con la quale Matteo Renzi liquidò il povero Enrico Letta? Non vogliamo anticipare nulla, non sappiamo come andranno le cose. Certo è che di fronte a questo panorama sconfortante, proprio a poche settimane da un anniversario importante, quello del rapimento e dell'assassinio di Giacomo Matteotti, 10 giugno 1924, saranno tra poco i 100 anni, viene in mente quella politica di fronte a questa e si possono fare i raffronti più imbarazzanti e anche più deprimenti, se vogliamo, sul livello, lo spessore etico-morale di quel ceto politico rispetto a quello di oggi. A ripercorrere le vicende di Giacomo Matteotti, i suoi interventi in aula, in tutti i libri che stanno uscendo e che ricordano
questo eroe democratico ucciso, assassinato dai fascisti, non si può fare a meno di pensare all'oggi, alla destra truce e il liberale che ci governa tra Palazzo Chigi e Palazzo Madama, alla sinistra disorientata e dispersa che ci delude da Torino a Bari. Che pena, per dirla proprio con Matteotti ancora una volta, non è più lotta politica, è barbarie, è medioevo. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini, una produzione One Podcast.